tutti, benvenuti. Stamattina c'è la presentazione dell'abbonamento stagionale 2017-2018 dell'Arezzo. Diciamo nel pensare a cosa fare quest'anno per cercare di risvegliare un po' gli animi freddi, abbiamo scelto uno slogan che vedete che è una questione di cuore. È uno slogan da noi, diciamo, non scelto a caso, ma voluto esclusivamente per dare un segno di vicinanza e d'amore da parte dei tifosi verso la squadra. Con il cuore, o con l'amore incondizionato della propria squadra, si cerca di far avvicinare più persone possibili a questo gioco, ma soprattutto ai colori amaranto. Io spero che questa maglia dia le emozioni e il sentimento che merita. Come si sa, il cuore è il motore pulsante di ogni persona e ogni azione fatta senza sentimento non ha la stessa valenza. Invito veramente tutti quest'anno a dare un segno di vicinanza e di appartenenza a questa squadra, perché solo tutti insieme si può fare qualcosa di bello. La campagna abbonamenti parte già da domani mattina. Vi leggo gli orari e alcune situazioni. Allora, inizia domani 12 luglio alle ore 10 e termina il 28 luglio, anche perché il 29 partiamo con la partita di Coppa. In questo primo periodo gli abbonamenti saranno venduti allo stesso prezzo dello scorso anno, quindi senza nessun aumento, senza niente di particolare. Scusate, era fino a che giorno? Allora, da domani fino al 28 luglio, perché il 29 probabilmente giocheremo la partita di Coppa, quindi non possiamo rivendere gli abbonamenti con i biglietti della partita di Coppa. E questo è il primo periodo. Il secondo periodo, dove ci sarà un aumento negli abbonamenti, è dal 2 di agosto e terminerà il 2 settembre, cioè dopo la partita, la prima e all'inizio della seconda partita di campionato. Come sempre è questo qui il periodo. Ripeto, in questo primo periodo, quindi fino al 28 luglio, gli abbonamenti rimarranno invariati nel prezzo rispetto allo scorso anno. Da quest'anno, avendo cambiato biglietteria, quindi usiamo Ticket One, è possibile per chi detiene o ha la tessera del tifoso o la supporter card farli direttamente anche attraverso il sito internet di ListTicket, quindi che è un portale. Troverete i collegamenti anche nel sito dell'Arezzo oppure collegandosi direttamente alla piattaforma. Solo per i possessori della supporter card o di tessera del tifoso. Gli abbonamenti si possono sottoscrivere dal mercoledì alle 10 fino alle 13 e dalle 16 alle 19 e tutti i sabati dal 15 al 22 luglio e il 2 settembre compresi. Quindi anche di sabato cerchiamo di dare un servizio più opportuno e per dare la possibilità anche a chi lavora fino a tardi di venire a sottoscrivere gli abbonamenti. Quindi abbiamo cercato di seguire anche le esigenze delle persone un po' più impegnate. È proprio perché vogliamo far vedere che noi ce la stiamo mettendo tutta e spero che la cittadinanza, i tifosi, chi è che vuol bene questa maglia, faccia lo stesso. Niente, se mi volete fare qualche domanda in particolare. Le preparazioni per i tifosi? Sono sempre nella prima fascia fino al 28 di luglio, quindi da domani mattina abbiamo fatto questo omnicomprensivo, come si dice, proprio per agevolare qualsiasi cosa. Secondo te, anche alla luce di quello che è lo slogan e di quello che dicevi, il fatto che nella prima parte comunque non aumenteranno il costo dell'abbonamento, vi siete dati un obiettivo di abbonati, ecco. L'obiettivo di abbonati in questi ultimi anni credo ci siamo andati molto lontani dall'obiettivo che ci eravamo proposti.
spero che chi viene a fare l'abbonamento lo faccia proprio per una questione di cuore. Quindi quelli che saranno o quelli che verranno allo stadio a supportare la nostra squadra lo facciano con il nostro stesso intento. Sì, anche perché forse quest'anno c'è anche un motivo in più, diciamo, no? Per le montagne russe, direi. No. Sulle montagne russe il cuore pulsa di più, quindi dà più emozioni. Quindi non è scelto proprio a caso lo slogan, anche per questo motivo qui. Quindi, dalle doppie simbiosi, però a noi ci piaceva dare questo senso d'appartenenza e questa cosa proprio per cercare di risvegliare un po' il cuore della gente. Sì, che poi insomma nei momenti difficili noi purtroppo li abbiamo avuti due volte, insomma c'è sempre stato un venire incontro, insomma, no? C'è un qualcosa di speciale da parte del popolo amaranto in generale. Poi ti volevo chiedere, ma quanti aumenti sono prevedibili? L'avete già previsti per dopo il 29 di luglio? Allora, gli aumenti, se voi guardate praticamente nel volantino, che poi ritroverete anche, spero pubblicate dei giornali per dare ai tifosi, praticamente c'è circa 25-30 euro di differenza per ogni abbonamento, dipende poi dal settore e dalle situazioni. Per esempio la curva sud, se viene sottoscritta entro il 28 luglio 100 euro, se viene sottoscritta dopo il 2 di agosto sono 120 euro, quindi su una base più o meno siamo sulle 20 euro solo sull'abbonamento di curva. Ma questo è anche un modo per agevolare, diciamo, quelli che sono anche il sentimento della gente. Quindi io credo che il tifoso che ha sempre fatto l'abbonamento non si fa scappare di certo di farlo entro il 28 luglio. Sì. No, dico, avete scelto Moscardelli come testimonial della campagna. Vabbè, mi sembrava non scontato, però quasi d'obbligo rendere omaggio al calciatore che è stato simbolo di quest'annata, il nostro capitano. Credo che la stagione di Davide Moscardelli sia sotto gli occhi di tutti e mi sembrava giusto omaggiarlo ripresentando la nuova campagna abbonamenti proprio con una sua raffigurazione, ma credo che insomma era abbastanza scontato. Qualche notizia di mercato ce la puoi anticipare o no? Qualche notizia di mercato, stiamo lavorando tantissimo in questi giorni, credo che tra oggi e domani usciranno diversi comunicati in modo da prendere spunte notizie sulle prossime azioni di mercato. Ci stiamo muovendo su tanti fronti, non solo su quello dei giovani, ma anche su quello degli under, che finalmente la Lega sembra aver deciso in 14 over e un numero illimitato di under, anche se poi probabilmente sarà sui 12. Quindi la composizione effettiva della squadra dovrebbe essere questa. Credo che entro giovedì, comunque sarà la data del pre-ritiro dove i giocatori verranno qui, avendo già una base buona siamo, diciamo, messi abbastanza bene. Comunque solo per non darvi notizie affrettate, come è anche giusto, uno prende la notizia da quando esce nel sito della società, anche se so che qualcheduno sapete già chi è che abbiamo, diciamo, messo sotto contratto, però da oggi pomeriggio cominciamo a annunciarli e quindi poi sarà il responsabile della comunicazione a darci le tempistiche più consone, però da oggi pomeriggio qualcosa avrete. Siete soddisfatti quindi di come sta andando la situazione? C'è da lavorare tanto. Anche perché se non si fosse soddisfatti non si sarebbero fatti. Quindi
c'è da lavorare tanto, non è sicuramente un momento proprio in generale, non per Arezzo, eccezionale, però so che Roberto veramente si sta dando tanto da fare e sono fiducioso che nei nostri programmi quello che ci siamo detti e Roberto viene rispettato. Per quanto riguarda le conferme, Andrea, sono chi ha il contratto per fino al 2018 è scontato che resta? Questo che come faccio a dirlo? Anche Arcidiacono aveva il contratto fino al 2018 e poi diciamo che a seconda di quello che sono le nostre intenzioni di programmare la squadra, tutto è in vendita, niente è in vendita, come sempre. Andiamo. Si è detto che si parte già da una buona base per quanto riguarda il ritiro, allora. La buona base sono 11 giocatori over, già degli under, credo che Roberto abbia già selezionato qualche giovanissimo, quindi del nostro settore giovanile, da portare comunque in ritiro con la prima squadra per valutare al meglio le situazioni, quindi credo che l'Arezzo oggi parte con una buona base e soprattutto con già giocatori suoi. Ma hai detto giovedì, non il 12, quindi il 13, mi dice, avevi detto che il 12... Sì, perché inizieranno le previsite prima, quindi c'è già qualcheduno da oggi pomeriggio sicuramente viene, c'è da regolare un po' più situazioni perché comunque sia c'è le visite mediche per quelli che nuovi, ma soprattutto anche per qualcheduno vecchio che l'anno scorso ha avuto, diciamo, alla fine del campionato qualche malaccio, qualche infortunaccio, quindi da risistemare, vediamo. Quindi il 13 test, diciamo, come sì. Sì, sì, iniziano ufficialmente dal 13, però già da oggi pomeriggio qualcheduno arriverà allo stadio. E poi partenza lunedì mattina. Partenza per Chianciano domenica pomeriggio. Ah, domenica pomeriggio. Sì. Domenica pomeriggio andranno all'hotel Miralaghi, ci alleneremo allo stadio comunale di Chianciano, quindi quello sopra la piscina. So che ci saranno altre tre squadre di Lega Pro a Chianciano, qualcosa del genere, mi è sembrato di sapere. Però la scelta di Chianciano non è a caso, prima di tutto perché è qui vicino e qualche giocatore che prenderemo sicuramente anche nel corso della preparazione per raggiungere il ritiro in 40 minuti c'è, quindi per cercare di accorciare un po' i tempi e cercare di rendere più fruibile anche a noi stessi per andare a Chianciano, tornare a Arezzo, quindi è una distanza molto tollerabile. Posto, bene.